una summa di stili ed emozioni, dal pas de trois sulle note del Corsaro che ha aperto il programma fino al quadro finale che ha fatto dialogare la musica di Alessandro IV a violino con le nuove tecnologie in un Dorian Gray multimediale sorprendente. Roberto Bolle and Friends, con il grande Étoile come protagonista, i ballerini e le ballerine delle più importanti compagnie di balletto internazionale sul palco dell'Arena di Verona, fa il bis di emozione, applausi nella seconda data di inizio agosto nell'Anfiteatro Romano, sold out e sempre di grande impatto anche se a pubblico ridotto. Un programma che ha toccato tutte le note del cuore, struggente, Thaïs, con Roberto Bolle e Agnese Di Clemente, fresca di nomina alla Scala, leggeri come farfalle. Magici per l'intesa che li lega sul palco e nella vita, Nicoletta Manni e Timotei Andriashenko nel party del principe Siegfried e del cigno nero nel passo a due del terzo atto del Lago dei Cigni. La danza è l'eterno risorgere del sole, ha detto Roberto Bolle aprendo lo spettacolo, citando le parole di Isadora Duncan, madre della danza moderna, per raccontare l'emozione di un ritorno sul palco dopo il lungo buio pandemico. Emozione travolgente e sensuale nel balletto L'altro Casanova, in cui Bolle torna a ballare con Virna Toppi, prima ballerina della Scala. Un programma ricco in cui non si può tacere di un'altra grande pagina di danza, acclamatissima dal pubblico, che ha quasi fatto tremare l'arena con i suoi applausi, il canone in re maggiore ideato dal coreografo polacco Jiří Bubenicek, con Roberto Bolle, Timotei Andriashenko e Nicola Del Freo, che fa presagire un vicino arrivederci per il grande ballerino e i suoi friends all'Arena di Verona.